Buonasera e bentornati a Fuoco Incrociato. Naturalmente questa settimana ce l'avete anche un po' chiesto ripetutamente di avere informazioni sul coronavirus e quindi dedichiamo questa puntata molto ben volentieri a fare un po' di buona informazione per quel che possiamo. Quindi non rubo altro tempo alla mia ospite che ringrazio molto per essere qui nei nostri studi, la dottoressa Paola Sabatini. Buonasera a lei. Buonasera. Lei è responsabile della governance clinica dell'ASREM, fa parte della task force costituita da Regione ASREM, se non sbaglio, ed è diciamo un po' la portavoce dell'azienda sanitaria nella gestione di questa che anche in Molise, insomma, è un'emergenza nel senso che sicuramente anche voi siete un po' bombardati da richieste di informazioni in questi giorni, no? Sì, siamo bombardati da richieste di informazioni, ma siamo anche qualche volta da segnalazioni o da richieste di prendere provvedimenti su qualcosa. In realtà quella che chiamiamo in maniera enfatica la task force è un gruppo di lavoro costituito tra ASREM e Regione di esperti o comunque di professionisti che sono attenti all'evoluzione di questa epidemia e sono in contatto diretto e stretto con il Ministero, con l'Istituto Superiore di Sanità, per mettere in atto in Molise quelli che sono i provvedimenti che a livello centrale vengono presi per tutte le regioni. Quindi è appunto una sorta di collegamento, diciamo, sì, con chi gestisce concretamente l'emergenza. Allora, diamo qualche dato aggiornato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pazienti di cui è confermata, diciamo, di aver contratto, è confermato che hanno contratto il coronavirus, sono 14.557 e di questi 14.411 si trovano in Cina, immagino prevalentemente nella regione, insomma, quella più interessata che è quella di Wuhan, nel resto del mondo 146. In Italia siamo ancora ai due casi accertati di cittadini cinesi qualche giorno fa. Che sì, ora sono ad oggi lo Spallanzani che dirama quotidianamente il bollettino medico dei pazienti ricoverati lì parla dei due casi accertati, due turisti cinesi. Oggi viene segnalato la presenza di un cittadino irlandese in osservazione in cui però non abbiamo ancora il risultato del test. Lei, dottoressa, è infettivologa, ora si occupa insomma di molto altro per l'azienda sanitaria, ma partiamo dal fatto che lei appunto è un'esperta anche in questo settore e probabilmente anche per questo la commissaria Virginia Scaffarto, che abbiamo sentito per chiederle insomma la presenza dell'azienda sanitaria qui, ha scelto un po' lei come portavoce, perché può dare un supporto anche ai telespettatori e a chi ci segue proprio specialistico nell'affrontare meglio quella che insomma almeno per il momento nel Molise è un po' di paura, comincia a esserci un po' di paura. Ci spieghi, ecco, di che cosa stiamo parlando? Parliamo un po' del virus. Stiamo parlando di un virus del gruppo coronavirus, ormai lo sanno tutti, si chiama così, non gli è stato dato ancora un nome specifico, lo chiamano nuovo coronavirus, a dimostrare il fatto che si tratta comunque di una famiglia di virus che noi conosciamo e che periodicamente muta, cambia. E lo stesso virus, o meglio, è la stessa famiglia di virus tra cui è presente il virus del banale raffreddore ed è la stessa famiglia di virus di cui qualche anno fa, in particolare nel 2006, abbiamo avuto un'altra dimostrazione di forza nella fase in cui era mutato ed era diventato l'agente eziologico della SARS. Cioè che cosa succede? I virus in generale, alcune categorie di virus, alcune famiglie di virus in particolare, hanno la capacità di modificare velocemente, in alcune circostanze, il proprio materiale genetico e il proprio modo di agire. Quasi sempre questo accade quando virus passano dall'uomo all'animale e poi dall'animale tornano all'uomo. Non dimentichiamo quello che è successo nel 2009 con l'influenza H1N1 che era passata attraverso gli uccelli ed era poi ritornata all'uomo ed era un virus che era diventato più aggressivo rispetto a quello che conoscevamo. E, anzi, l'H1N1 era passato nei maiali, l'H5N1 qualche anno prima era passato attraverso gli uccelli, infatti avevamo tutto il sistema di sorveglianza anche delle nostre strutture che producevano zootecniche che allevavano
polli. Sì. Quindi diciamo che i virus in genere, i virus dell'influenza, i coronavirus, hanno questa tendenza. È successo anche questa volta, anche se al momento le conoscenze non sono sufficienti a dirci quanto e dove è successo. Sappiamo che il primo cluster, cioè il primo gruppo di pazienti che si è infettato ed è stato poi riconosciuto contagiato da questo virus, aveva frequentato un mercato a Wuhan. Però non sappiamo come il virus l'abbia raggiunti né dove sia passato, quindi queste cose sono ancora allo studio. Per quanto riguarda invece da un punto di vista clinico, adesso la situazione diciamo epidemiologica clinica è abbastanza chiara, anche se ogni giorno ci sono informazioni, aggiornamenti e novità. In linea di massima sappiamo che chi infetta è il paziente, che la persona che ha i sintomi. È estremamente improbabile che la persona che ha contratto l'infezione ma non ha i sintomi possa contagiare gli altri. Sappiamo che più o meno dal momento in cui si acquisisce il virus al momento in cui compaiono i sintomi e quindi la malattia passano circa 14 giorni, diciamo al massimo 14 giorni. Quindi quello è il periodo in cui noi andiamo a controllare le persone che sono state potenzialmente esposte al virus. Okay. Sappiamo che i quadri clinici possono essere vari, che nella maggior parte dei casi si tratta di un quadro clinico simile influenzale, quindi caratterizzato da febbre, tosse, mal di testa e raffreddore, che però in una certa percentuale dei casi, che al momento sembrerebbe intorno al 2%, ma questi sono dati che vanno aggiornati quotidianamente, può evolvere verso forme più gravi che possono essere una polmonite a focolai multipli, un interessamento diffuso di entrambi i polmoni, fino alla cosiddetta sindrome da distress respiratorio, in cui non c'è proprio una grave insufficienza respiratoria per un interessamento complessivo del sistema respiratorio, in particolare degli alveoli polmonari e dell'interstizio. Questo è quello che oggi sappiamo su questa malattia e sul virus che la determina. Molto ci dirà anche il decorso, che ci auguriamo naturalmente favorevole, dei due primi casi. Potrebbero restare anche solo due poi, tutto sommato, fondamentalmente, chissà. È un po' difficile, dice lei. Ho qualche dubbio su questo. In realtà, se noi andiamo a vedere i dati che lei ha riportato oggi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la crescita, diciamo, ancora in fase molto evidente del contagio, non è altrettanto, diciamo, evidente sulla letalità, cioè sul numero dei morti. Cioè crescono più le persone che si contagiano rispetto al numero di quelle che muoiono per l'infezione. Quindi ovviamente più crescono i contagi rispetto alla mortalità, e più possiamo dire che insomma c'è un numero di casi che in realtà non è particolarmente grave e che guarisce. Certo. Siamo sempre e comunque in una fase in cui l'attenzione è massima da parte delle autorità internazionali, da parte delle autorità nazionali, da noi c'è l'Istituto Superiore di Sanità, c'è il Ministero della Salute, adesso la Protezione Civile per gli aspetti che potrebbero riguardare un ampliarsi dell'epidemia, e quindi a livello regionale c'è questo gruppo di lavoro e monitoriamo la situazione. Certo, la Protezione Civile, anche perché dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza, tra l'altro affidato, diciamo, per la gestione al capo della Protezione Civile Borrelli, è stato più semplice così anche gestire cose abbastanza complesse come il rientro da Wuhan dei nostri connazionali. Saranno in quarantena, c'è stata già qualche polemica, leggevo un po' sempre sui social prevalentemente, anche se si tratta di condivisione di articoli giornalistici, poi sui social in qualche modo si amplifica il tenore della polemica sul fatto che queste persone rientrate, sono 56 se non sbaglio, sì, rientrate da Wuhan, proprio la regione, diciamo il focolaio, saranno in quarantena per 2 settimane, 14 giorni, come lei diceva, appunto lì a Pratica di Mare, e forse pare ci sia stata qualche polemica da parte degli abitanti intorno, ma non c'è nulla. La quarantena significa una cosa ben precisa, no? Sì, significa che queste persone saranno lì in quella struttura, verranno sorvegliate per l'eventuale insorgenza dei sintomi da persone e da operatori che sapranno come
diciamo, proteggersi e come affrontare questo tipo di situazione. Che succede in caso c'è un caso, chiedo scusa per la ripetizione del gioco di parole, sospetto di coronavirus? Avete delle particolari linee guida da parte del Ministero, sapete già come muovervi perché questo lavoro fate, insomma, quindi però ci sono delle linee guida. Poniamo il caso, il dispositivo, certamente non possiamo rivelare dettagli che sono solo vostri, allora, però... Intanto, no, il caso sospetto ha una definizione ben precisa, che viene data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e viene aggiornata sempre in rapporto alla situazione epidemiologica internazionale. Allo stato attuale noi sappiamo che può essere definito un caso sospetto esclusivamente un soggetto che manifesti sintomi, che abbia soggiornato nelle aree epidemiche, cioè parliamo della Cina, in particolare della regione di Wuhan, oppure un soggetto che abbia assistito persone con accertata infezione da coronavirus, soggiornato per tempi piuttosto lunghi, tipo un viaggio oppure un rapporto di lavoro nello stesso ambiente con una persona affetta da coronavirus. Quindi tutte le altre categorie non le possiamo, se hanno l'influenza, cosa che in questo periodo è abbastanza frequente, non le possiamo considerare dei casi sospetti. Nel caso ci sia un caso sospetto, e questo ovviamente, diciamo, la definizione di caso sospetto e l'identificazione di caso sospetto sta al medico, il medico di medicina generale che è informato su questo, il medico della continuità assistenziale, il pronto soccorso, eccetera, tutti i medici. È ormai, insomma, la rete è creata da questo punto di vista. In quel caso il paziente, la persona, deve essere allo stato attuale accompagnata in pronto soccorso, nel pronto soccorso più vicino, poi dipende da dove viene identificato, lì messo in una situazione di isolamento, da lì parte la richiesta di effettuare il test di screening, cioè il test di primo livello per identificare il coronavirus. È un prelievo di sangue, sono state diramate le indicazioni e tutta la procedura per trasportarle e confezionarle in maniera sicura. Il laboratorio di Campobasso, dell'ospedale di Campobasso, è il laboratorio di riferimento per lo screening di questo, di questa infezione. E poi in caso di conferma, stiamo veramente facendo pura teoria, abbiamo il reparto di malattie infettive, dove sono presenti le stanze di isolamento, c'è un'equipe estremamente preparata dove possono essere ricoverati questi pazienti, dove sono a disposizione, ma non solo lì, anche per il 118, per i pronto soccorsi, dispositivi di protezione individuale per la protezione degli operatori, e che sono perfettamente in grado di capire e gestire il caso clinico, che può essere di gravità varia, e poi a quel punto dipende, insomma, è una questione proprio tecnica, medica, su come affrontare la malattia, ma questo penso che non sia una cosa di affidata, diciamo, alle competenze, alle capacità e alle linee guida che i medici seguono. In questi giorni, in questi primi giorni di gestione dell'emergenza, abbiamo tutti, insomma, sui media nazionali, un po' tutti abbiamo notato un ruolo particolare, e le chiedo quindi se c'è un ruolo particolare, qual è, dell'Istituto Spallanzani di Roma. Cioè, mi pare, da quello che abbiamo detto, la gestione poi la fanno le singole aziende sanitarie in caso ci siano casi confermati. Il test di primo livello e la gestione poi dipende dall'aspetto clinico. Quindi, ovviamente. Il test, diciamo, di conferma da noi va affidato all'Istituto Spallanzani, ma non lo dobbiamo dire noi qua che cos'è e che tipo di struttura è. Ha in qualche modo gestito tutte le emergenze che abbiamo avuto finora, compresa Ebola, in cui avevamo a che fare con un'infezione decisamente più contagiosa rispetto a questa e anche più grave. E è una fortuna averla vicina in qualche modo, e comunque siamo in contatto. La professoressa Capobianchi, che è la responsabile del laboratorio che proprio ieri ha identificato, perlomeno ieri è stata diffusa la notizia,
il virus è venuto anche a Campobasso nel periodo della SARS, è venuto a raccontarci il lavoro che stavano facendo per identificare quel virus. E i medici, il direttore scientifico dello Spallanzani, il professor Ippolito, voglio dire, è venuto più di una volta, cioè noi abbiamo, e quindi il reparto di malattie infettive, dove lavorano i miei valenti colleghi, contatti continui e diretti con lo Spallanzani, che è una eccellenza, e finalmente utilizziamo questo nome eccellenza, che adesso c'è veramente un po' inflazionata, una vera eccellenza. Il rischio è questo, di inflazionarlo, di non usarlo invece quando, quella quando è si una deve, vera eccellenza, è una vera eccellenza, non a caso è stata la prima struttura europea in cui hanno isolato il virus. E dell'equipe ne abbiamo parlato, poi alla fine della trasmissione riproporremo anche il servizio andato in onda oggi al TG di Teleregione, che ha fatto il punto su questo importante lavoro allo Spallanzani. Dell'equipe di ricercatori fa parte anche una giovane biologa molisana, letto, sì. quindi insomma c'è una punta di orgoglio sicuramente di orgoglio, in più. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Allora, intanto guarderei insieme a lei un paio di domande che ha intercettato Pierluigi Boraggine questa mattina, ha intercettato due signore che insomma, sapendo che avremmo avuto in studio un'esperta dell'azienda sanitaria, insomma, hanno i loro dubbi, quelli che sentivano o le richieste che secondo loro sono più pressanti. La sensazione che ha avuto Pierluigi, ne abbiamo parlato prima, condivisa anche con me, è che in effetti ci sia un po' di spaesamento. Cioè poi messi di fronte, dici ok, hai l'azienda sanitaria, che cosa vuoi chiedere? Non molto in particolare in realtà, forse perché appunto non ci sono ancora tante informazioni così precise, ecco perché io ritengo tante cose che lei ha detto adesso, io in questi giorni un po' presi tutti dal lavoro da fare, però sinceramente non ho avuto modo di leggerle o sentirle in maniera così precisa, ordinata, ecco, la paura si affronta anche capendone di più insomma, no? Allora sentiamo intanto le domande che le rivolgono queste due signore. Cosa chiede lei a una esperta del settore? Una domanda che rivolge La stessa domanda. Cioè, si deve fare in fretta affinché... Adesso hanno isolato il virus, io no, sono lontana da tutto questo, però in linea di massima diciamo che le cose le apprendiamo. No? Adesso bisogna trovare la cura, dice lei. Certamente. Se non c'è la cura, come facciamo? C'è una massa di gente che si ammala, cioè c'è pure la persona più resistente che è guarita, infatti ce ne sono parecchi guariti, ma noi siamo anziani, cioè io ho paura per me soprattutto e per tutte le persone con l'età mia. Che la ricerca vada avanti prima cosa, che poi l'informazione per le persone con chiarezza, con anche tranquillizzare i cittadini, tranquillizzare le persone, l'umanità, con serenità. Soltanto che noi ci dobbiamo stare più tranquilli e che la ricerca vada avanti, assolutamente sì, dobbiamo essere forti per la ricerca, questo è il nostro futuro. Allora, come le dicevo, informazione, e in questo già diciamo la signora l'abbiamo un po' accontentata in più. E poi l'altra signora, un po' più anziana, si preoccupava più per sé, la cura. Adesso ovviamente si sta studiando. Il virus è stato isolato e quindi ci sono una serie di studi di trial clinici che si stanno facendo sulle persone malate per individuare dei farmaci che possano essere utili. Come dice, facciamo sempre riferimento ai nostri guru, il professor Ippolito dello Spallanzani, questi trial possono essere fatti solo in Cina perché i numeri al momento di persone su cui possano essere testati nuovi farmaci ci stanno solo in Cina, abbiamo visto i dati. Sì. Sono quasi tutti lì. Per quanto riguarda, si sta cercando adesso di testare su questo virus alcuni farmaci che sono stati utilizzati in passato per altri tipi di virus, per esempio per l'HIV. Per quanto però al momento non abbiamo nessuna certezza. Per quanto riguarda invece il vaccino, anche qui si sta studiando, però bisogna intendersi il vaccino che è allo stato attuale nei confronti delle malattie virali, soprattutto delle malattie virali respiratorie diffusive per via aerea, rimane lo strumento più efficace per il controllo delle infezioni, però necessita di un certo tempo per poter essere individuato e per poter essere poi prodotto su scala industriale e essere poi distribuito alla popolazione.
Da quello che so, perché l'ho letto sugli studi, ci sono 3 aziende che stanno studiando in questo momento la possibilità di individuare un vaccino nei confronti del coronavirus, però nel momento in cui parliamo non abbiamo ancora informazioni su un'eventuale positività di questi studi. Io ricordo solo che nel 2009 con l'H1N1, che era un virus molto simile al virus influenzale che noi conosciamo, ci vollero circa 3 mesi per produrre il vaccino, ma ripeto, nei confronti di un virus con una struttura antigenica assolutamente simile a quelle che circolano tutti gli anni, mentre invece insomma, i tempi per produrre vaccini nei confronti di virus meno conosciuti sicuramente sono più lunghi. Non so cosa succederà ora, ma abitualmente sono più lunghi. Certo. Quindi questo virus non è, lo diceva all'inizio, insomma va ancora studiato, non è simile affatto a quello per esempio dell'influenza, casomai sono simili alcuni sintomi e questo potrebbe ingenerare confusione. Lei diciamo già qualche giorno fa ha avuto modo di sottolineare questa peraltro coincidenza, perché siamo entrati già nel picco dell'influenza stagionale. Sì, è per questo che ci tenevo a ribadire il concetto di caso sospetto, perché al momento il dato epidemiologico di un contatto con una persona malata di infezione da nuovo coronavirus o di soggiorno in aree in cui l'infezione è stata dichiarata epidemica è essenziale per poter ipotizzare che ci troviamo di fronte ad un caso in cui il coronavirus possa essere il responsabile. Per il resto, probabilmente, avremo tanta gente che avrà questi sintomi e che penserà di aver contratto il coronavirus. Mi sentirei di consigliare a tutti il fatto comunque di rivolgersi ai propri medici, di non intasare i pronto soccorsi per richieste immotivate di test che devono essere prescritti esclusivamente da medici che abbiano costruito e seguito il percorso e le linee guida, e di comunque stare diciamo attenti ai sintomi e alla possibilità di trasmettere il virus influenzale, perché il virus influenzale, che in questo momento ha il suo picco di maggiore diffusione nella popolazione, simula perfettamente il coronavirus, o meglio il contrario, il coronavirus ha comunque gli stessi sintomi dell'influenza, e quindi più persone si ammalano di influenza comune, maggiori possono essere le probabilità di incorrere magari in problemi che possano in qualche modo essere correlati, cioè che si pensi possano essere correlati, e quindi di equivoci che si possono determinare nella popolazione, e soprattutto di intasamento delle strutture sanitarie, perché in questo momento poi si riversa sull'organizzazione, sulle strutture sanitarie, dove comunque in questo momento c'è un gran lavoro, perché comunque ci sono i casi di influenza con le complicanze, con tutto quello che questo periodo dell'anno comporta nell'ambito del sistema sanitario, sia a livello territoriale che a livello ospedaliero. Certo, infatti. Lei, nel ragionamento che abbiamo fatto prima, abbiamo raccolto anche delle domande di persone che ci hanno scritto via mail, diciamo che a tante ha già dato una risposta. Qualcuno forse in questo, lei ne ha già parlato di questa task force, di come funziona, a cosa serve in realtà? C'è stato forse passata anche l'informazione che possa essere, oltre che un'organizzazione vostra interna, clinica e di monitoraggio, anche un po' che abbia un rilievo esterno, a parte l'informazione, ecco, che cura l'ASREM, immagino lei, su di lei a questo punto c'è un peso notevole, perché vedo che insomma le richieste di informazioni sono tante, ma più di qualcuno ci chiedeva come funziona questa task force, chi ne fa parte, come se ci fosse bisogno di esperti, perché chissà che succede. No, non è così. No, in realtà sono una serie di professionalità che sono state individuate tra Regione e l'ASREM. C'è il medico del laboratorio, c'è il medico del 118, un rappresentante del 118. C'è comunque una struttura che
è in contatto con le strutture centrali per assumere le informazioni man mano che queste vengono modificate e aggiornate ed eventualmente modificare i protocolli di atteggiamento che dobbiamo poi avere noi sul nostro territorio. Quindi diciamo che per una serie di aspetti, ognuno per il proprio, il medico delle malattie infettive perché si aggiorna sugli aspetti clinici, il medico di laboratorio che si aggiorna sugli aspetti di laboratorio, noi che in qualche modo ci occupiamo di organizzazione, che aggiorniamo il percorso che il malato o il sospetto deve fare a seconda delle nuove indicazioni che vengono date a livello nazionale, e questo poi viene riportato in dei documenti che vengono diffusi ai medici e agli operatori che ne hanno, che poi devono applicarli. Questo è quanto. Appunto, un gruppo di lavoro perché lavori meglio, ognuno per quello insomma. Anche che è il suo per compito. Mantenere diciamo l'attenzione sulle novità che al momento sono quasi quotidiane. Quindi sì, come lei ci diceva è prima. Diciamo un trade union tra la struttura centrale e poi i medici che sono sul campo e in trincea ad affrontare il problema. Tra le altre cose che diceva una delle due signore, faceva riferimento alle condizioni comunque in generale di chi viene colpito da un virus qualunque, anche l'influenza è diversa nelle conseguenze, nel decorso a seconda di come sta l'organismo. Credo che anche per il coronavirus si possa fare questo ragionamento. E certo, vale esattamente lo stesso discorso che vale per tutte le infezioni virali delle alte vie respiratorie, tra cui l'influenza. Non a caso viene fornito gratuitamente il vaccino alle persone che hanno più di 65 anni, perché già l'età condiziona un andamento diverso della malattia o anche la possibilità di ulteriori complicanze che possono essere gravi. Viene fornito il vaccino annualmente a tutti i soggetti che possono avere delle complicanze gravi, cioè non so, cardiopatici, coloro che soffrono di bronchite cronica, i soggetti diabetici, cioè tutte quelle persone che hanno delle patologie di base, pazienti oncologici, che hanno delle patologie di base in cui l'influenza potrebbe avere un'evoluzione più grave oppure avere maggiore possibilità di evolvere in complicanze. Lo stesso discorso vale anche per questo, perché essendo un virus delle vie respiratorie, se trova delle situazioni predisponenti e favorenti, ovviamente diventa più aggressivo. Ma è un discorso che diciamo noi conosciamo già come andamento clinico delle infezioni virali respiratorie. Certo. Allora, avevo pensato di vederlo alla fine, ma mi sono ricordata che nel servizio che ha realizzato Pierluigi Poragine stamattina c'è anche la dichiarazione di un farmacista, uno dei farmacisti della nostra città. Lei avrà saputo prima di noi che le mascherine sono andate a ruba, sono finite. Vorrei riascoltare il servizio perché magari insieme a quello che dice il farmacista anche lei può soddisfare qualche curiosità in più o richiesta di informazione in più. Quindi se Luigi è pronto, io adesso vedrei il servizio insieme alla dottoressa Sabatini, così possiamo commentarlo. La svolta a Roma nel team di donne dell'ospedale Spallanzani che ha isolato il coronavirus. C'è la molisana Francesca Colavita, 31enne, campobassana, giovane precaria ma già molto esperta, in passato in Africa per studiare il virus Ebola. Ora sarà più facile sperimentare terapie e vaccini, un successo della nostra ricerca, le parole del ministro della salute Roberto Speranza. I giovani sono il futuro e quelli molisani si fanno onore in Italia e all'estero, il commento del presidente della regione Donato Toma. Intanto poco dopo le 10 il Boeing 767 dell'aeronautica ha riportato in Italia i 56 connazionali rimasti a Wuhan, un 57esimo con la febbre non è stato imbarcato. I morti salgono a 362. Da Pechino giunge l'appello urgente, bisogno di maschere, tute e occhiali protettivi, maschere andate a ruba anche a Campobasso, come ci conferma il farmacista Gian Maria Torrisi. Dottore, le mascherine sono terminate ma presto arriveranno? Certamente sì, le mascherine che hanno avuto questo, diciamo, questo impulso di acquisto un po' esagerato sono state esaurite, ma arriveranno già questa settimana tra giovedì e venerdì, quindi diciamo così che chi vuole averla per una maggiore sicurezza potrà averla.
però... Ha notato nella clientela una sorta di psicosi di massa? Ma all'inizio c'è stato un po' questa cosa, anche perché non si conosceva questo virus, non si sapevano bene tante cose. Adesso piano piano, con l'informazione televisiva, con i virologi che stanno dando le giuste indicazioni, con questa cosa ieri che comunque ci ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo, che hanno isolato il virus in Italia, tra l'altro è stata proprio una nostra corregionale, le persone le vedo molto più tranquille oggi, quindi già la fase critica secondo me sta per essere superata. La scoperta della giovane virologa campobassana e del team guidato da Concetta Castilletti, responsabile dell'unità virus emergenti dello Spallanzani, è il primo passo, è fondamentale. Quando c'è in ballo un contagio, una malattia infettiva nuova che si trasmette da uomo a donna e crea panico, bisogna capire innanzitutto chi è l'agente provocatore, ma non basta a tranquillizzare la popolazione, che chiede maggiore chiarezza e tutele in particolare per le fasce più deboli. Allora, sono andate esaurite queste mascherine, dottoressa, ma lo stesso farmacista, insomma, ha avuto modo di dire anche altre testate nei giorni scorsi, la mascherina poi ha una sua funzione che non è quella di cura intanto, cioè se pensiamo di curare assolutamente con una mascherina ci sbagliamo. La mascherina è, da un punto di vista, diciamo, della gestione del caso, ha un ruolo estremamente importante. Perché come tutte le infezioni a trasmissione aerea, posizionare la mascherina alla persona che starnutisce, tossisce, e ha una sua ragione scientifica nella limitazione della diffusione dell'infezione. Quindi la mascherina chirurgica, in caso di sospetto, è la prima cosa che va fatta nella persona che non sta bene. Ovviamente può essere ed è anche un sistema di protezione degli operatori o di chi ha contatto con le persone che non stanno bene. Certo. E questo è vero. Il fatto di indossarla poi in maniera indiscriminata perché si gira per strada forse non ha lo stesso significato, anche perché noi sappiamo che questi virus, la modalità di trasmissione dei virus per droplets come quello del coronavirus, basta stare a circa un metro di distanza, e anche se la persona starnutisce o tossisce, in teoria no, non si è a diretto esposizione. Però è ovvio che i sistemi di protezione e le procedure per il controllo dell'infezione dicono chiaramente che la persona che è sospetta di avere l'infezione deve portare la mascherina, e tutti gli operatori che entrano a contatto devono portare la mascherina, i guanti negli ospedali e negli studi medici che lì dove vengono in qualche modo gestiti e curati, anche il camice monouso. E quindi diciamo, la mascherina non va utilizzata così in maniera indiscriminata, però teniamo conto che è uno dei nostri migliori strumenti di prevenzione. Certo, ecco, utilizzare quello che serve. Quando serve. Quando serve, per quello che serve. Adesso entriamo nell'ultima parte, nel campo delle fake news. Purtroppo credo che la fabbrica sia attiva, diciamo che qui bisogna stare ancora più, come dicevamo, dei dati sul coronavirus, e quindi con un aggiornamento costante, purtroppo anche qui l'aggiornamento è quotidiano. L'OMS, tra l'altro, leggevo prima sull'ANSA con grande piacere questa cosa, dato una sorta di freno, ha cercato di dare una sorta di freno, diramando un po', diciamo, delle linee guida. Intanto lei, la fake news più assurda che ha sentito o letto su questo coronavirus, magari più di una le viene in mente? Vabbè, quella che ho sentito proprio, che i cinesi si ammalano di più perché hanno un materiale genetico diverso, e questa cosa, diciamo, che va più accidenti verso un aspetto di altro tipo che non sia quello della paura del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sul sito c'ha proprio un link che è fake whisperer, cioè andiamo a cercare le cose che circolano e che non sono vere. E lì, è in inglese purtroppo, però comunque lì si possono trovare tutte quelle che vengono considerate le fake più diffuse nel web, e vengono smentite, diciamo, da una più che autorevole organizzazione. Certo.
E lì c'è il fatto che ci sia male entrando nei negozi gestiti dai cinesi, oppure che possono, si ammalano di più le persone anziane rispetto a quelle che più giovani. Una serie, adesso mi vengono in mente queste due che avevo letto stamattina, ma ce ne sono anche delle altre, per cui il web in realtà può essere fonte di grandi informazioni, di informazioni corrette, purché si vadano a cercare nel posto giusto. Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra l'altro, ha un sito anche in italiano, non è aggiornato come quello in inglese, ma comunque è un sito anche in italiano. Il Ministero della Salute, c'è il numero verde del Ministero della Salute che è stato spostato dalle liste d'attesa alle informazioni sul virus. C'è l'Istituto Superiore di Sanità, c'è il sito Epicentro, che è la parte epidemiologica che riguarda del Ministero della Salute, e oltre a questi anche, ci saranno anche altri siti delle società scientifiche, comunque dei siti che riportano i dati corretti nel modo corretto per avere un'informazione corretta. Quindi il web può essere un grande strumento di informazione, purché venga usato in maniera corretta. Certo, anche in quel caso bisogna sapere dove andare e ricercare sempre l'affidabilità del sito o della fonte, no? Che nei casi che lei ha citato è assolutamente assoluta, direi. Per esempio, ecco, tra le varie fake leggevo ricevere una lettera o un pacco dalla Cina, quindi immaginiamoci con il commercio online, no? Quindi non dovremmo più ordinare nulla. Gli anziani, lei lo diceva, che si ammalerebbero più gli anziani delle persone giovani, che i vaccini contro la polmonite, leggo qui, non forniscono protezione contro il coronavirus, che il nuovo è diverso, ha bisogno del suo vaccino, quindi questo probabilmente si era diffusa questo anche la notizia. Cioè, nel senso che il vaccino probabilmente agisce, si era diffusa, cioè, anche protegge solo nei confronti del microorganismo verso cui viene prodotto. Certo, quindi vaccini che agiscano su altre, cioè che abbiano effetto protettivo nei confronti di altri microorganismi, non sono, a meno che non scoprano qualche correlazione antigenica con qualche altro virus o con qualche altro microorganismo, al momento non ne abbiamo. Leggo qui che l'Istituto Superiore di Sanità, il nostro Istituto Superiore di Sanità, ha anche pubblicato un tweet, perché poi io apprezzo molto anche lo sforzo di queste istituzioni importanti di stare sui social e diciamo fare un'informazione che è quella dei social, quindi con quel linguaggio, però dando le giuste notizie. Quindi l'Istituto Superiore di Sanità su Twitter raccomanda di non dare credito a fonti non ufficiali, come messaggi vocali sui social, addirittura app di messaggistica. Il presidente Brusaferro ha dovuto precisare in un video che l'uso delle mascherine in una persona sana, come dicevamo prima, non ha una particolare utilità. Io devo dire la verità, però non ho ancora visto a Campobasso nessuno camminare con una mascherina, perché potrebbe accadere. Tutte queste che sono andate a ruba nelle farmacie, però le tengono a casa, forse un po' si vergognano le avranno tenute in caso di necessità. In caso di necessità, sì. Ci sono sicuramente buone regole, lei lo ricordava anche prima, una delle cose più importanti è evitare il più possibile la diffusione del virus dell'influenza stagionale, perché così evitiamo superlavoro, che poi magari è anche inutile, perché si ha l'influenza stagionale, si sta a casa, si fa la cura per l'influenza stagionale. E che poi sono quindi le regole, un po' questo vademecum di pochissime regolette che dovremmo conoscere già tutti e che sarebbe buona norma osservare in generale, e che aiutano sicuramente anche nella gestione di questo tipo di emergenza. Quali sono? Sì, sono regole che sono talmente semplici che potrebbero risultare banali, in realtà hanno un fondamento basato su studi scientifici. Allora, il lavaggio delle mani è ormai considerato lo strumento più efficace per ridurre la diffusione del virus. Usare delle precauzioni quando si tossisce o quando si starnutisce per evitare che le goccioline vengano disperse nell'ambiente e raggiungano gli altri, quindi utilizzando o l'incavo dell'avambraccio oppure la mano davanti alla bocca per evitare che queste goccioline diffondano. L'uso di fazzoletti di carta per soffiare il naso, per raccogliere le secrezioni, che poi vanno rapidamente smaltiti e non portati insieme o nelle borse o nelle tasche dei cappotti.
una igiene abbastanza, diciamo, rigorosa anche delle case, allora, tenere in casa i soggetti che hanno l'influenza, se possibile in stanze da soli e comunque frequentemente areate, e evitando ovviamente il contatto con soggetti che possono essere suscettibili di contrarre l'infezione, tipo, non so, bambini piccoli o persone particolarmente predisposte a contrarle che non sono state vaccinate. Rimane sempre, ma adesso è tardi, la raccomandazione fondamentale, che è quella di vaccinarsi tutte le categorie a rischio e quanto più possibile estendere la copertura vaccinale nella popolazione, la copertura vaccinale per l'influenza intendo. E la campagna, sì, lo diceva lei, a questo punto diciamo la campagna per questa influenza stagionale è terminata, non ha più... Avete avuto casi già di persone che magari adesso hanno pensato di farsi il vaccino influenzale normale? Forse francamente non sono tanti. Non glielo forse so non dire sono perché... tanti, altrimenti lo saprei. No, che comunque si rivolgono eventualmente ai propri medici curanti oppure alle strutture del Dipartimento di Prevenzione, certo, dove vengono effettuati i vaccini, per cui io questo non lo so. Può darsi anche che possa questa essere un movente, diciamo, per vaccinarsi per influenza stagionale, anche se il vaccino ci mette un po' di tempo dal momento in cui viene effettuato a quando viene poi, quando diventa efficace, sono, non so, 15-20 giorni, quindi in teoria qualcuno potrebbe ancora pensare. Vabbè, insomma, male non fa. Male non fa. E invece avete già registrato nelle strutture ospedaliere, lei qualche esempio, insomma, lo faceva, di richieste, un maggiore afflusso, o che so, chiamate al 118, qualcosa che insomma avete condiviso nella rete? Diciamo direttamente correlate al sospetto di coronavirus, no, c'è l'iperafflusso che c'è abitualmente in queste condizioni e non pare fino ad ora che ci sia un incremento rispetto a quello che è successo anche negli altri anni. Diverso invece il discorso sulle richieste di sorveglianza di persone che vengono dalla Cina, oppure avete messo in atto i meccanismi che sono sufficienti a controllare? Ecco, questo sì, però sugli aspetti, diciamo, anche perché noi abbiamo i medici di medicina generale, che è una rete che comunque fa il loro lavoro anche di tipo informativo, certo, sui pazienti, quindi in qualche modo, diciamo, Finora non abbiamo avuto, diciamo, niente che ci abbia indirizzato a stare in allerta su incremento dell'attività da parte degli ospedali e né del sistema di emergenza, che non sia quella, insomma, abituale per questo periodo dell'anno. Certo, lo dicevamo al momento. Appunto al momento, ecco, su questo volevo un po' tornare proprio in queste ultime battute con lei. Naturalmente anche la vostra organizzazione interna, questo gruppo di lavoro che vi siete dati, è flessibile al meglio possibile, cioè siete pronti ad adattare anche la risposta delle strutture sanitarie a un'eventuale evoluzione anche più negativa, che al momento credo nessuno possa né scongiurare né dire sicuramente non ci sarà, né si può dire che ci sarà. No, questo è un momento di sorveglianza, cioè il momento in cui identificare rapidamente i nuovi casi e fare in modo che non contagino altre persone è diciamo l'obiettivo fondamentale che viene dato dalle organizzazioni internazionali e nazionali. Se poi la cosa dovesse avere un'evoluzione diversa, ma in questo momento nulla ce lo fa prevedere, cambieranno sicuramente gli obiettivi, e cambiando gli obiettivi potrebbe cambiare l'organizzazione anche a livello regionale, senza contare che in questa organizzazione necessariamente entrerà la protezione civile, perché loro hanno comunque il mandato dal Presidente del Consiglio di gestire gli aspetti organizzativi di un'eventuale maxi emergenza. Certo. Che al momento noi non abbiamo nulla che ci faccia pensare che si sta andando in questa direzione. Certo, poi peraltro il Molise vive condizioni, diciamo, questa situazione orografica che ci penalizza spesso, però la lontananza anche dalle grandi vie di comunicazione, il fatto che siamo area interna, un po' in questo caso non ci penalizza affatto. Sì, no? Abbiamo un isolamento geografico, esatto, che in questo caso in qualche modo ci protegge, tra virgolette. Certo.
Non abbiamo gli aeroporti, che insomma gli aeroporti sono stati poi diciamo le prime aree monitorate fin dall'inizio, già un mese fa. Quindi diciamo da questo punto di vista siamo più tranquilli, ma non è più come una volta, perché poi in realtà adesso anche i nostri concittadini viaggiano, vanno a lavorare all'estero, vanno in Cina a studiare, quindi in qualche modo diciamo i contatti, sebbene meno frequenti, li abbiamo anche noi con il resto del mondo. Allora, infine, quindi le sue raccomandazioni, quelle che magari anche i suoi amici, i suoi familiari, sapendo il lavoro che fa, le chiedono, quello che si sente dire a un qualunque cittadino che ha un dubbio, non di aver contratto questo virus, ma magari sente un po' di paura perché non sa quali possano essere le evoluzioni. Ma essere rassicuranti sulle evoluzioni è una cosa intelligente, ma non è definitiva. In questo momento noi diciamo che possiamo rassicurare perché le conoscenze che abbiamo al momento sono tali da farci ipotizzare che il sistema che è stato impostato a livello nazionale e poi di rimando a livello regionale possa essere in grado di controllare eventuali casi sporadici e quindi di evitare la diffusione. Quindi allarmare no, perché non c'è nessun motivo di allarme, ma proprio da un punto di vista proprio rigoroso. Sottovalutare neanche, perché sottovalutare potrebbe essere quello che poi invece è quel meccanismo per cui invece ci potrebbe avere un'evoluzione negativa. Mi piace sempre ricordare quello che è successo con la SARS. La SARS, che era in qualche modo è stata controllata in tutto il mondo, nell'evolutissimo Canada, sottovalutato, c'è stato l'unico cluster di contagio extra cinese, perché negli ospedali non sono stati attuati i meccanismi di protezione da parte degli operatori. Quindi è bene non allarmare, e non va allarmato nessuno, perché veramente al momento non c'è nessun motivo di allarmarsi, da noi in particolare, però noi siamo qui, controlliamo quello che succede e cerchiamo di mettere in atto di volta in volta, se ci dovessero essere delle modifiche rispetto alla situazione epidemiologica, le misure che possano contenere l'infezione. Bene, allora buon lavoro davvero, più del solito. Grazie a Paola Sabatini, che è la responsabile della governance clinica dell'ASREM e, come vi dicevo all'inizio, fa parte del gruppo di lavoro messo su dall'azienda sanitaria e dalla regione per monitorare e gestire l'evoluzione di questa che è emergenza, nel senso che abbiamo uno stato d'emergenza in Italia, ma come ci diceva lei, insomma, in questo momento non c'è, soprattutto in Molise, nessun motivo di allarmarsi. Siamo cauti, questo va bene comunque, no? Però senza grandi psicosi. Grazie ancora a Paola Sabatini. Grazie, buona serata a lei. Buona serata, arrivederci. Grazie a voi che ci avete seguito. Questa puntata in replica domani su Teleregione, come sempre alle 16, poi potrete riguardarla quando vorrete su teleregionemolise.it, il nostro sito, alla sezione Fuoco Incrociato. Magari questa più delle altre, riguardatela attentamente, condividetela se potete. Pensiamo di aver fatto un po' di buona informazione, che in questo caso, il caso del coronavirus, serve più che in altri. Buona serata a voi.